Non devi andare sulla Luna per trovare le migliori statistiche sportive. Su PlanetWin365.news trovi statistiche, dati e analisi approfondite fornite dai migliori esperti. Scopri il futuro dello sport su PlanetWin365.news. I'm Mo Rocca, and I'm excited to announce season 4 of my podcast, Mobituaries. I've got a whole new bunch of stories to share with you about the most fascinating people and things who are no longer with us. From famous figures who died on the very same day, to the things I wish would die, like buffets. All that and much more. Listen to Mobituaries with Mo Rocca wherever you get your podcasts. L'eleganza incontra la tecnologia. Lancia Ypsilon, da oggi nei nuovi allestimenti oro, platino ed eco-chic GPL. Partono gli incentivi Lancia. Gamma Ypsilon Hybrid da 139 euro al mese con finanziamento interessi zero e rottamazione. E dopo un anno puoi tenerla o sostituirla. Anticipo 1.600 euro, 11 rate da 139 euro e rata finale 12.058 euro. TAN 0 TAIG 381. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 dicembre. C'è da dire che Hernia ha vestito questo disco, per quel poco che ho ascoltato, veramente con delicatezza. E questo è un pregio per un progetto fatto oggi, nel 2022. Soprattutto se è un disco da cui ci si attende tanto, soprattutto se è un rilancio, poi... Di un artista molto affermato e che comunque fa musica seguendo il cuore. Hernia io lo stimo molto, diverse tracce mi capita di ascoltarle, e a parte la delicatezza nella scelta di alcuni suoni, poi c'è Bella Fregatura, che secondo me è veramente una traccia iconica, che in qualche modo segna un nuovo passo nella sua carriera, però anche se ricavalca un po' lo stile del super classico, in qualche modo è quella l'epicità che lo riguarda e che poi lo porta a fare brani di questo valore, che hanno ritornelli anche un po' fedeziani, che comunque si mettono bene nel mercato, che sono belli, ma che sono belli, forti e sinceri. Un auto analizzarsi dentro, no? Quando dice del successo, che sembra quasi come se volessi fallire. Non, il modo in cui lui si rapporta al successo, e poi in qualche modo fa da ombra a quello che lui è. Noi da questa frase possiamo capire tutta la sua sensibilità, però te lo dice comunque con un tono da spaccone, che però sembra quasi lo spaccone, quello adolescenziale, che un po' fa tenerezza e un po' fa riflettere. Perché comunque quando si trattano certe tematiche si è a cuore aperto, e quando si è a cuore aperto si fa sempre un po' tenerezza. E poter spendere queste parole è bello per un brano che, appunto, come l'ho definito, fedeziano, poi nel ritornello, che esplode un po', che ridà un po' a se stesso nei suoi successi, intendo appunto il super classico, che ridà a tante cose, però... ha una veste nuova, un sapore nuovo. Ho sentito pure quella Corcomi, ad esempio, che per carità ha un bel ritornello, devo dire, però mi sembra lo stesso format, meno efficace. Qui Hernia, secondo me, ha dato tutto e ha capito anche che non è tanto saper dar tutto oggi, ma saperlo dare e saperlo contenere, e lui è stato molto bravo. Secondo me questo disco, che ancora non ho ascoltato perché è appena uscito, mi sono soffermato sul singolo, è un disco che c'ha da dirci tanto, che merita approfondimenti, e che soprattutto è un disco che va dritto, diretto, senza troppi intoppi nell'ascolto, ma allo stesso tempo ti ammolla qualche perla qua e là. Secondo me questo è quello che dovrebbe fare un prodotto pop fatto bene.